10 punti di margine nel terzo quarto cestinati senza giustificazione, l'interruttore che torna a spegnersi sul più bello e le streghe a riprendere il volo sul Palaradi. La Vanoli resta ancora all'asciutto in casa e perde di 2 lo scontro salvezza con Pesaro. L'ultimo successo davanti al pubblico amico resta quello con Pistoia alla prima giornata, col sacco di Sassari che non trova continuità a Cremona. Pesaro passa al Palaradi 73-71, abbandonando la Vanoli all'ultimo posto solitario in graduatoria. Non basta a coach Pancotto un Two Holloway da 17 punti con 10 su 13 dalla lunetta, 9 assist e 9 falli subiti. Il man of the match di una settimana prima in Sardegna, unito ad un poderoso secondo quarto di Gaspardo, ha dato corpo al vantaggio bianco-blu col 56-46 nel cuore del terzo periodo. Avanti di 10, la Vanoli si è però sciolta. La consistenza di Cremona è venuta meno e Pesaro ha ribaltato il risultato, forzando lo scatto decisivo sul 62-61 e capitalizzando 7 punti filati di Fields, autore con Harrow e Jones delle migliori prestazioni sul parquet del Palaradi. La tripla di Thornton, che stampa il 68-73 sul tabellone nell'ultimo giro di lancette, è il colpo di grazia per una Vanoli che resta da sola in fondo alla classifica. C'era tanta energia sulla partita, abbiamo messo tanta energia e l'abbiamo sviluppata proprio in questo senso, avremmo avuto bisogno di più lucidità nonostante i buoni tiri che abbiamo preso, però le letture che avremmo dovuto fare dovevano essere di altro tipo e credo che la parte emotiva è la parte che dobbiamo imparare a gestire meglio, perché è la parte che poi ti permette di avere quella chiarezza di idee per poter portare avanti la partita. Ma qui dovremmo chiamare in causa tanti aspetti, ma la prima cosa è capire che dobbiamo diventare più cinici, più capaci di leggere certe situazioni e di chiudere quelle partite prima che le partite si possano decidere punto punto.